La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il primato dello spirito è il primato della materia, e cioè del corpo. Questo è il compito di ognuno di noi, decidere se vuole vivere camminando verso Dio e quindi curando la propria anima, oppure lasciarsi andare agli istinti della natura e allora pensare ad accontentare le esigenze del corpo. L'ascetismo cristiano risolve questo problema dando il primato allo spirito. L'eremita è tale perché ha deciso di curare la propria anima, di salvare la propria anima. Il consacrato, cioè quello che dedica la propria vita al servizio del prossimo per amore di Dio, questo ha deciso di curare innanzitutto la propria anima, di salvarla. E così anche chi dà la vita di fronte alla prova del martirio, o rinneghi la tua fede o ti sarà tolta la vita. Il martire sa che la vita non è quella del corpo, ma è quella dell'anima, e allora volentieri sacrifica la propria vita fisica per la vita spirituale. Allora, fatta questa distinzione così importante, affacciamoci un po' proprio alla realtà quotidiana come vista dagli uomini e come vista da Dio. Noi sappiamo che è giusto fare il digiuno, cioè togliere qualcosa al corpo per dare qualcosa di più all'anima. Alzandovi presto, venendo a partecipare all'Eucaristia, a pregare insieme alla comunità cristiana, avete fatto già una scelta, che è una dimostrazione di fatto. Siamo qui perché noi vogliamo aver cura della nostra anima. E allora il corpo segue, accetta, perché con la nostra mente, con la nostra intelligenza, abbiamo già fatto questa valutazione. Prima voglio curare l'anima e poi anche il corpo. E il Signore ha cura anche dei nostri corpi, come ha cura delle nostre anime, sì, se noi abbiamo prima cura dell'anima e poi del corpo. Se noi ci preoccupiamo
della grazia di Dio che deve essere in noi, allora Dio si occupa della salute del corpo che deve essere in noi. Alla fine, certo, dovremo pur piegare la testa e accettare la sentenza del morire, però sarà molto attenuata quell'angoscia, quella sofferenza o la malattia che precede, molto attenuata, perché la presenza stessa di Dio e l'azione di Cristo, dello Spirito Santo, renderanno più agevole sia la malattia che la morte. Tant'è vero che San Francesco alla fine non solo non ha paura della morte, ma arriva a chiamare la morte sorella, sorella morte. È come se dicesse: tu adesso mi fai una cosa buona, mi togli da questo mondo dei peccati e mi porti nel mondo dei santi. Comunque non è la morte in sé, perché non esiste. Esiste la giustizia di Dio che esige questo, il sacrificio del morire per il beneficio del godere Dio in eterno. Ecco, messo su questo piano, noi camminiamo nella pace dello spirito, nella serenità della mente e anche nel desiderio del cuore di amarlo veramente il Signore, di incominciare a godere di questo bene spirituale fin da adesso che dobbiamo vivere la nostra vita nella materia, nel tempo. Allora, la questione: possono digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Fanno una domanda a Gesù: perché i tuoi discepoli non digiunano? E lui risponde con un'altra domanda, per dire: voi non avete capito niente, io sono con loro, io, Dio, che li amo tanto da sostituirmi alla loro morte. Finché io sarò con i miei discepoli godono la presenza del Dio misericordioso che diventa come lo sposo. Allora, quando Gesù viene sottratto a noi dalla crocifissione e morte, ecco, prima il miracolo di Dio della risurrezione, poi l'ascensione di Gesù al cielo e poi il cammino nell'assenza fisica dello sposo. Gesù oggi non è in mezzo a noi visibilmente, ma è in mezzo a noi con la sua presenza divina, con la sua azione divina, con il suo amore divino e, quarto, con la sua misericordia divina. Ma Cristo è con noi. Quando diciamo il Signore sia con voi, diciamo proprio innanzitutto questo: Cristo, Gesù, il Salvatore, che si fa misericordia, si fa pane, si fa perdono, si fa gioia. Quello che ha goduto la Madonna, possiamo godere ognuno di noi, sempre per quanto riguarda l'anima, e il discorso della sua verginità, della sua immacolata concezione, e sono due speciali meriti di Maria. Ma la santità comune Maria la vive ogni giorno nella sua casa, con i servizi più umili, scopare, cucinare, andare alla fontana a prendere l'acqua. È quello che ogni persona, ogni donna, ogni cristiano nel suo ruolo sa che deve fare e fa. Infatti noi abbiamo santi che sono grandi teologi, abbiamo santi che magari non sapevano nemmeno leggere e scrivere, come San Felice da Cantalice, e santi che hanno insegnato il Vangelo di Cristo e per questo sono andati lontani, quindi missionari della Chiesa. Abbiamo ogni tipo di santità, perché ogni uomo, in ogni zona della terra, un pezzetto di questa umanità si è resa docile alla grazia di Dio.
Questo è alla fine. Cristo è con noi e ora aspetta che noi andiamo con Lui. Affidiamo ogni giorno a Dio sia le nostre necessità, sia le nostre colpe, perché ci perdoni, e infine la nostra capacità di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze, e amare anche il nostro prossimo come noi stessi. E Gesù è venuto a portare proprio questo insegnamento, lo ha chiamato il comandamento nuovo, cioè è una necessità, non è un parere, un'opinione, è facoltativo se voglio amare o odiare, no, io devo amare perché Cristo mi ama e se necessario devo digiunare, digiuno, fare penitenza, facciamo penitenza, non siamo più capaci magari delle grandi penitenze dei primi cristiani, degli grandi anacoreti, ma facciamo quello in ordinario. La Chiesa prima celebrava tre quaresime, ma seriamente, no? E San Francesco ne celebrava sette di quaresime, insomma quasi tutto l'anno digiunava. E questi sono le punte alte, gli iceberg della penitenza. Però piccole cose le possiamo fare ogni giorno, con umiltà e pazienza. Lo Sposo è con noi, ma soprattutto ricordiamoci che lo Sposo ci vuole con Lui. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci.